Ben ritrovati a tutti sulla Voce di Novara. Tra i temi lasciati sul tappeto da questa tornata elettorale appena passata, di cui ovviamente ogni giorno, in questi giorni, su tutti i mezzi di comunicazione si discute, tra i temi lasciati sul tappeto c'è quello molto ingombrante, molto pesante rispetto agli anni che abbiamo appena trascorso, delle sorti di quello che è stato fino al 4 di marzo il maggior partito italiano, cioè il Partito Democratico. Leggendo i giornali questi giorni, i temi, le interpretazioni, le riflessioni sono le più svariate. Noi ci permettiamo di addentrarci per qualche istante in questo breve spazio di ore 13 in uno di questi aspetti, che è questo, abbiamo un po' affrontato anche sul nostro giornale con interviste e con approfondimenti. Il tema è una domanda, in realtà: è possibile immaginare un futuro per il PD oltre Renzi, ma non contro Renzi? Questo è un po' il tema che è sul tappeto in questi giorni, è quello su cui si interrogano persone che sono state anche molto vicine al segretario nazionale uscente, che è il segretario che ha appena formulato l'idea delle proprie dimissioni, anzi sostanzialmente le ha già date. In molti si interrogano su che cosa resta di questo decennio scarso, 8 anni, diciamo, di predominanza di Matteo Renzi dentro il Partito Democratico. Ecco, io penso che, come sempre, la prospettiva della cronaca, cioè quella quotidiana, quella di stretta battuta, fa fatica a misurarsi con tematiche che invece hanno bisogno di un respiro più largo, una prospettiva più ampia, come è quella della valutazione, della lettura dei grandi fenomeni politici, perché non c'è dubbio alcuno che Renzi, il renzismo, quello che si è vissuto, quello che è stato vissuto in questi anni dal Partito Democratico e dall'Italia, siano un fenomeno che ha bisogno di essere compreso fino in fondo. Mi sembra di poter leggere però un aspetto che ha una dimensione immediata. In realtà non esiste nel caso di Renzi una impostazione modello dopo di me il diluvio, perché in realtà dentro, soprattutto gli ultimi tempi della segreteria di Renzi, penso in particolare all'ultima campagna delle primarie, quella del 2017, ci sono tutti gli elementi per poter garantire al Partito Democratico e alle persone che sono state più vicine a Renzi in questi anni una prosecuzione sul piano valoriale, sul piano dei contenuti, che prescinda dalla presenza del segretario stesso. Penso a tutta una serie di contributi che erano venuti da un dibattito molto interessante, perlomeno quanto dimenticato e disatteso in quel momento, a cui fu dedicata poca attenzione. Il dibattito in occasione del lancio della candidatura, appunto, di Renzi dell'ultime primarie, quell'incontro del Lingotto del 2017. Dentro quell'occasione c'erano tutta una serie di contributi di grandissimo rilievo, penso in particolare a quello del sociologo Magatti e alla sua idea del cambiamento di paradigma, che hanno dentro di sé tutta una serie di indicazioni che sono preziose, che sono figlie di questi 8 anni, ma che vanno oltre la presenza fisica, la presenza nel ruolo di governo del partito di Renzi. Ecco, io credo che chi ha apprezzato e chi non ha apprezzato Renzi non possa prescindere in ogni caso da contributi di questo tipo, perché è su questa strada, che guarda caso è un contributo fondamentale portato proprio da Renzi dentro il dibattito del Partito Democratico, su questa strada c'è il percorso che un moderno partito progressista che sia capace di andare oltre gli schemi classici può incamminarsi per garantire a se stesso e al Paese un futuro. Ci rivediamo domani alla stessa ora sulla Voce di Novara.